Rieccoci qui ragazzi su Pokémon Argento Anima. Si è appena buggato il gioco, ma noi abbiamo fatto un save state appena in tempo. E quindi vediamo se adesso si ripresenta. Ok, non si è ripresentato. Salviamo. Si sa mai. Si vede poco, anzi si vede poco nella mia faccina. Ok. Andiamo subito a curare. Adesso andiamo al bosco di Lecci, direi, no? Anzi, sì, dai, andiamo al bosco di Lecci. Subito. Dimmi un po', è vero che il Team Rocket è ritornato? Cosa? Tu l'hai battuto? Ma non farmi ridere. Non stai scherzando? Allora vediamo quanto vali. Sfida con rivale a sorpresa, questa mi ha sempre messo un po' in difficoltà. E non solo quando ero piccolo. Spettro, morso, che buio. Bene. È super efficace. Ah. Maledizione è un po'... Vabbè. Croconaw è un gran bastardo. Andiamo di super suono. Porcaccia. Velocità di Zubat Calapicco. E intanto c'è maledizione. Morso. Bene, dai. Qualcosa l'abbiamo fatto. Noi ovviamente però abbiamo la maledizione che ci mette KO. E cominciamo a fargli muro di fumo. E muro di fumo non l'ho tolto. Perché? Bravo, colpisci da solo. Perché non l'ho tolto muro di fumo e ci può essere molto utile? Ho tolto azione al posto di rotafuoco. Perché? Muro di fumo, calandogli la precisione, è... direi essenziale in questi contesti. In quanto se ci attaccasse con un attacco d'acqua... ci farebbe abbastanza male. Cioè non riusciremmo noi contro di lui, essendo fuoco, a vincere. Ma con muro di fumo, calandogli continuamente la precisione, diminuiamo di molto la sua probabilità di attaccare. Che è successo? Di fuoco, vediamo se si può ancora fare. Vedete che fallisce. Possiamo ancora fare il muro di fumo. Vediamo quanto muro di fumo fallisce. Ok, non si può più diminuire la precisione di Croconaw. Andiamo di attacco rapido. Andiamo di rotta fuoco. Ah, questa fa male.
Male. Pure brutto colpo, poi. È scottato. Ma sì, vieni. Però usa una qualcosa. Allora, intanto usiamo anche noi delle terapie. Una super pozione gli ci vuole. Cioè, è comunque più difficile il capo palestra. Del capo palestra, eh? Tanto per farvi... Grandissima la scottatura. 550. Peccato che Zubat non abbia partecipato a questa condivisione di esperienza. Ma io comunque adesso con rotafuoco. Tiro giù anche Zubat. Ora c'è Sentret fuori perché abbiamo, diciamo, Zubat che è KO. Odi deboli, Pokémon allenatori non fa differenza. Sarò fortissimo e schiaccerò i più deboli. Ma neanche per il Team Rocket. In gruppo sono forti, ma presi uno per uno non valgono niente. Li odio tutti. E tu, stammi alla larga. Se vuoi mettermi i bastoni tra le ruote, te la vedrai molto brutta anche tu. Sapete, avevo dei dubbi sul fatto di poter vincere comunque, perché comunque Croconaw era un osso duro. Però ho fatto bene a tenere muro di fumo, ho fatto parecchio bene. Ah, vedi. Adesso il nostro Zubat è di nuovo qui. E... andiamo subito nel bosco di lecci. Che meraviglia, guardate che meraviglia che è. Cioè... mi sa che userò un repellente qua. Ah, come si dice? Lo sfondo verde, per dire che siamo in un bosco. E la grafica degli alberi, allora... borsa. Repellente. Usa. Sì, sì. 100 passi. Che guaio, il mio capo sarà furioso. I farfetch che tagliano la legna per ricavarne carbonella sono fuggiti. Saresti capace di riacciuffarli? Devi sapere che i farfetch hanno un udito sopraffino e appena sentono il rumore di un ramo che scricchiola, si voltano in quella direzione. Se in quel momento li si afferra da dietro, di sicuro. Allora credi di poter riuscire? Va bene, proviamoci allora. L'hanno un po' complicato, mi ricordo rispetto a Oro che era banale proprio. Qui è un po' più difficile. Ok, si è accorto di te, ha sentito lo scricchiolio dei rami e si è voltato da questa parte. Allora, intanto qui io voglio proprio vedere, infatti c'è una... un revitalizzante, buono, buono, buono. Se io faccio così... tacchete! Catturato Pokémon? Ok. Wow, è davvero acciuffato Farfetch, non so come ringraziarti, però c'è ancora un Farfetch in giro. Abbiamo capito. Altro repellente... allora, bisogna andare di qua. Abbiamo visto che da qualche parte lì. Allora,
se io vado qua. Facciamolo andare avanti. Ancora? Mamma mia. Abbiamo raggiunto abbastanza passi. E si è escluso l'uovo. È nato Togepi. Non do nessun soprannome. Il professor Elma ovviamente sa subito che ci si è escluso l'uovo. Come sta l'uovo che ti ho affidato? Come? Si è escluso? Wow, che Pokémon è? Dai, vieni subito a mostrarmelo. Anche no, eh. Non rifaccio tutto questo. Per nulla. Allora, vediamo. Mi sa che bisogna farlo andare in su. Il secondo infatti è un po' più difficile. Allora. Sì. Anzi no. Tacchete. Vediamo. Oh porco mio. Non so più come prenderlo, sto qua. Ma lo posso evitare questo? No. Cos'è sto... Cosa cazzo? Allora. Se... Aspetta, se io faccio così, lui si gira in qua. Questo non lo becco, se no si gira in su. Posso se... Te, preso. Entrambi i Farfetch sono tornati. Grazie, grazie davvero. I Pokémon del mio capo non mi obbediscono perché non ho medaglie. Ma per fortuna c'eri tu. Oh, il mio Farfetch. Grazie, ci la taglio. Esatto. Allora, andiamo subito a... insegnare taglio. A Sentret, che come abbiamo detto prima ci sarebbe tornato utile quantomeno per taglio. E usiamo un repellente ancora. Tagliamolo. Salviamoci un attimo. Ma cosa sarà mai questo? Santuario del Bosco di Lecci. È dedicato al protettore del bosco. Cioè al Pokémon leggendario Celebi. Ah, ci dice che praticamente ci sono tanti oggetti nascosti. Qualcosa mi dice che qua c'è un oggetto. Thank you.
No, no, botte in testa, no. Usiamo l'ultimo repellente. Qui c'è qualcosa, no? No, no, non c'è niente. Qui. Super pozione, bene. Questo qua praticamente si butta contro gli alberi. Vuoi sapere che sto facendo? Scrollo gli alberi con botte in testa. È divertente. Sì. Ah, ok. Aspetta, ma si può reinsegnare dopo, sì? Al Pokémon che vuoi? Mi sembra di sì. Lo scudo, vabbè, tanto non lo usiamo. Sì. Con botte in testa si trova Heracross. Però non lo useremo in questo episodio. Lo useremo un po' più avanti. Intanto perché devo capire dov'è che si trova Heracross. Devo cercare, non me lo ricordo. Se no stiamo qui anche. Passo di danza mi sono smarrita, nel bosco selvatico sola impaurita. Che accade or dunque? Ti ricordi di me comunque? A Violapoli hai detto, non ti inganna forse l'aspetto. Sai dov'è l'uscita del bosco? Che ahimè io non conosco, sì. Sì è la tua risposta, ma non hai ancora trovato l'uscita nel bosco ben nascosta. Riuscirai a salvarmi? Sono sfinita. Oh, conosce lui il percorso. Che bravo. Che Pokémon bravo ci viene in soccorso. Evviva, giovane allenatore. Ti ringrazio con calore. Queste sono le geishe. Sono le... danzatrici, come si chiamano? Vabbè, mi ricordo più. Siamo quasi alla fine, di questo bosco. No, non si trova un bel niente, ok. Santuario? Questa qui, me lo ricordo, ci dà profumino. No, provocazione. L'altra, nell'altro gioco ci dava profumino. Comunque... direi che può bastare per oggi. Abbiamo fatto... il bosco di Lecci. Io sono, più episodi che registro di fila, e quindi come al solito vi auguro una buona giornata. Il vostro divano è tutto e alla prossima.